Assessore Pietro Paolo, ci spiega questa misura? Allora, oggi presentiamo avvisi che sono stati pubblicati il 31 dicembre sia sul BURC, il bollettino ufficiale della Regione Calabria, sia sulla Gazzetta Ufficiale, nella sezione concorsi, per un totale di 568 posti nella Regione Calabria, di cui 537 sono relativi al potenziamento dei centri per l'impiego e 31 sono relativi a postazioni che necessitano la regione per essere in regola con le categorie, con la legge del 68 che riguarda le categorie protette. Quindi 30, 31 persone sono relative alle categorie protette. Questo è un evento, secondo me, importantissimo, storico, perché appena insediati, senza perdere un minuto, è stata svolta un'attività che è stata necessaria per far sì che si potesse storicizzare la spesa e impegnare i fondi di 17 milioni per anno, che non sarebbe stato possibile impegnare se non avessimo fatto gli avvisi, i bandi entro il 31 dicembre. Quindi non abbiamo perso neanche un minuto. È stata fatta su impulso del Presidente la convenzione con Formez. E io di conseguenza mi sono attivato nella delega che ho per preparare insieme a Formez gli avvisi pubblici e la gestione di questi avvisi sarà interamente delegata al Formez con modalità che sono quelle previste dal decreto Brunetta di semplificazione dell'accesso alla pubblica amministrazione, quindi concorsi per titoli ed esami, quindi valutazione dei titoli e test senza colloqui orali che avverrà in completa autonomia da parte di Formez con ovviamente un supporto della regione per quanto riguarda la parte logistica con le modalità che già utilizza il Formez per gli altri concorsi che sta facendo per l'Italia, in giro per l'Italia, perché sono numerose le regioni e le amministrazioni che si rivolgono al Formez per attuare questa modalità. Queste nuove assunzioni si inseriscono in un più ampio progetto della regione di rafforzamento delle politiche attive del lavoro. Sì, si sta proprio lavorando parallelamente alla risoluzione di quello che è un precariato storico che negli anni si è determinato di garantire possibilità occupazionali e quindi rispondere a quelli che sono i fabbisogni delle aziende per creare dei profili qualificati e quindi dare lavoro ai nostri giovani, evitare quella che è la fuga dei nostri cervelli, contribuendo allo sviluppo poi sociale, culturale ed economico della nostra realtà. E quindi questa odierna è una inizio, io dico soltanto una bella pagina, ma si legherà a tantissime altre possibilità in termini occupazionali che noi andremo a garantire. Ecco, abbiamo fatto qualche inchiesta nelle scorse settimane proprio sui centri per l'impiego e c'erano tanti problemi in tante realtà. Come riuscirete a risolverli? Qual è la vostra strategia, assessore? Diciamo che proprio questo stanziamento importante ci permetterà di uniformare un'azione regionale significativa. Noi andremo a potenziare non soltanto le 16 realtà, i 16 centri esistenti, ma andremo a crearne anche di nuove realtà a livello locale, proprio perché rappresentano la prima interfaccia e sono fondamentali i centri per l'impiego laddove funzionano bene per appunto interfacciarsi con il territorio locale e quindi soddisfare quelle che sono le richieste di lavoro e quindi sarà tutto quanto informatizzato, ci sarà un monitoraggio importante da parte della Regione Calabria, quindi non saranno sole le realtà locali, ma ci sarà appunto, interverremo con 10 milioni di euro a potenziare l'osservatorio regionale del mercato del lavoro. Andremo, interverremo anche a garantire uno stile franchising, un'unica immagine grafica dei centri per l'impiego che è legato proprio anche all'ammodernamento fisico.